Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati sul canale di Polvere di Viole e benvenuti per tutti coloro che sono nuovi e che vedono per la prima volta un mio video. Ricordatevi che se volete potete anche iscrivervi al mio canale per supportarmi. Il video di oggi è dedicato a tre fragranze che sono tre fragranze talcate o appunto cipriate, poudre. È già il secondo video che dedico a delle fragranze poudre, delle fragranze quindi che ricordano il profumo del talco oppure della cipria, però ho visto che il video dedicato appunto ai profumi cipriati che ho registrato qualche tempo fa mi è molto piaciuto. Ancora oggi comunque continuo a ricevere dei commenti, vedo che insomma ha incontrato il gusto di molti, allora ho reputato carino integrare quel video con altri tre profumi della mia collezione, chiamiamola così, anche se non è affatto grande, e poi colgo anche l'occasione per parlarvi di tre fragranze che mi piacciono moltissimo. Una è anche nuova e non ve ne ho mai parlato, mi piace tantissimo. Il primo profumo di cui voglio parlare è Valentina Poudre di Valentino, una fragranza buonissima del 2016. Ve ne parlo e sono contenta di parlarvene anche perché ho notato che non se ne parla molto qui su YouTube e non soltanto. In generale è un profumo che vedo che non ha ricevuto un'attenzione particolare e molto spesso viene anche considerato quasi come una sorta di copia mal riuscita di Hypnotic Poison. Per me non è affatto così e adesso ve lo racconto e vi spiegherò anche le ragioni per cui mi piace così tanto. Valentina 3 intanto è stato realizzato da praticamente uno dei miei nasi preferiti, forse il mio naso preferito, che è Aurélien Guichard, che ha anche creato ad esempio il Narciso Rodriguez Poudre e non soltanto. Ed è un profumo appunto talcato, però lo definirei un profumo prevalentemente fiorito, un talcato molto buono, delicato, estremamente femminile e assolutamente non demodé. O comunque non da vecchia signora come a volte può capitare che risultino i profumi talcati. È un profumo delizioso che è molto morbido, al suo interno ha delle note che lo rendono rotondo e morbido e ricorda molto il sentore dei vecchi cosmetici, quindi soprattutto dei rossetti e di alcune ciprie, quindi se vi piace quel genere di profumo Valentina Poudre ve lo consiglio moltissimo. Un attimo di attenzione, secondo me merita tantissimo anche la confezione, comunque il pack, che è bellissimo, proprio una scultura, è concepito plasticamente e mi piacerebbe comunque approfondire anche magari il design, scoprire se magari alle spalle di questo bellissimo design si trova un artista, in caso ve lo farò sapere. Bellissimo anche il colore che ricorda un po' la pelle, una pelle nuda. Così come anche il profumo stesso fa pensare alla morbidezza di una pelle nuda, della pelle appunto di una donna. Allora, contiene delle note talcate, contiene delle note di malva muschiata, che è un fiore appunto che appartiene alla famiglia della malva e che dovrebbe emanare un profumo appunto muschiato, di muschio. Contiene anche il tipico accordo di iris e rosa, anche se la rosa non l'ho trovata indicata su Fragrantica, però secondo me qui si trova anche la rosa, quindi iris, tuberosa e rosa. E poi abbiamo un fondo caldo di vaniglia, di fava tonka e di sandalo. È una fragranza, come potete immaginare, abbastanza fiorita, dove comunque si sente la presenza dell'iris, della rosa, della malva, quindi dalla componente fiorita e polverosa, insieme poi a una base morbida, avvolgente, dando proprio la sensazione quasi di vellutato, appunto di morbido. Quindi questo è un profumo buonissimo, è abbastanza delicato, quindi molto elegante, sofisticato, quindi non è un profumo invadente, in qualche modo urlato, però almeno sulla mia pelle ha un'ottima persistenza, veramente notevole, sta con me praticamente tutto il giorno e lo ritrovo davvero anche alla fine della giornata sui capelli, quindi veramente buono il Valentina Poudre. Il Valentina Poudre, come vi dicevo, è stato spesso messo a paragone con l'Hypnotic Poison e spesso viene anche considerato una sorta di brutta copia dell'Hypnotic Poison,
cosa secondo me assolutamente non giusta, non vera. Si trova all'interno del Valentina una nota in effetti mandorlata, una punta mandorlata, che secondo me è data magari da una componente fiorita come l'eliotropio, anche se su fragranti che non ho trovato la nota dell'eliotropio all'interno della piramide del Valentina. Però secondo me siamo su due mondi completamente separati. Io conosco benissimo anche l'Hypnotic, che è appunto qui, è, insomma, un profumo che mi piace tantissimo e lo conosco molto bene. Allora, sicuramente anche l'Hypnotic è un profumo morbido, un profumo rotondo, è un profumo sicuramente con una nota di vaniglia e di mandorla molto 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 forte, comunque evidente. Ma mentre l'Hypnotic è molto più gourmand, quindi è un profumo proprio goloso, molto più sensuale, notturno per certi aspetti, invece il Valentina è una sua versione, effettivamente potrebbe ricordarlo, quindi a chi piace l'Hypnotic piacerà anche il Valentina, ma il Valentina è sicuramente molto più polveroso, molto meno sensuale, molto meno ricco rispetto all'Hypnotic. E poi io la mandorla non la sento così presente nel Valentina, anzi direi che è appunto una sfumatura appena accennata. Un altro profumo che secondo me invece può essere paragonato al Valentina Poudre è un altro profumo appunto cipriato, talcato, di cui voglio parlare, e che è Le Parfum Poudre di Théophile Leclerc. Le Parfum Poudre è, anche questa boccetta secondo me è bellissima, molto carina, è un profumo che è prodotto dalla Maison appunto Leclerc, che è un brand noto soprattutto per i cosmetici, quindi per i trucchi e per le ciprie soprattutto. È appunto molto antica, infatti è stata fondata nel 1881, quindi Le Parfum Poudre è proprio il profumo della linea di Leclerc, che riassume o comunque dà corpo dal punto di vista olfattivo proprio al profumo della cipria Leclerc, però secondo me vuole anche essere un po' una trasposizione olfattiva anche dell'atto stesso dell'indossare la cipria, del cospargersi il volto della cipria, perché questo è un profumo molto morbido, molto avvolgente, tenero, rassicurante, è un profumo comunque molto dolce e mi ha ricordato moltissimo il Valentina Poudre, anche se Le Parfum Poudre, quindi di Leclerc, è molto molto più dolce e più gourmand sicuramente. Quando l'ho sentito per la prima volta, ero a Bologna in una profumeria storica di Bologna, ho avuto, diciamo, una vera e propria estasi olfattiva nel momento in cui l'ho sentito, perché in effetti è buonissimo, un profumo veramente buonissimo. E ho avuto quindi un enorme entusiasmo all'inizio per questa fragranza, che poi comunque, diciamo, è scemato nel corso del tempo, come spesso mi succede quando ho un enorme entusiasmo iniziale, poi magari, ecco, tendo a stancarmi, mentre del Valentina penso che mi stancherò di meno, perché è fondamentalmente più discreto e più portabile rispetto alle Parfum Poudre, che è molto dolce. Contiene delle note fiorite, quindi delle note di polvere di iris, contiene la mimosa, contiene note di rosa, anzi di acqua di rosa, contiene la fresia, vaniglia, ambra grigia, muschio, e poi contiene una nota di latte di fico, che è una nota che si sente secondo me molto e che è proprio quella che dà questo sentore latteo, molto cremoso, proprio umido e dolce al profumo. Ho cercato le note olfattive su Fragrantica, però non sono rimasta soddisfatta, quindi ho cercato proprio sul sito della Leclerc, ottenendo quindi le informazioni che vi ho detto all'inizio, quindi appunto quelle in cui si cita la mimosa, si cita l'iris, il latte di fico, e trovo molto fedele appunto questa piramide. È un profumo sicuramente talcato, però qui predomina la parte gourmand e lattea, comunque cremosa. È molto molto buono. Rispetto al Valentina lo sento più umido, ma il Valentina lo sento sicuramente più polveroso, mentre Le Parfum Poudre è proprio più cremoso, quasi come una lozione per il corpo, molto molto buono e ve lo consiglio. Si trova spesso su saldi privati, quindi ci sono delle offerte, oppure sul sito della Leclerc. L'ultimo profumo di cui vi parlo è in realtà un profumo di cui vi ho già parlato nel video dedicato ai profumi rilassanti, ed è un'altra creazione di Aurélien Guichard, ed è il Troussard di My Name. Troussard di My Name, che per me è una scoperta recente, che
Una scoperta che ho fatto casualmente tramite uno scambio con una mia amica ed è un profumo molto molto buono che voglio inserire all'interno di questo video perché è perfetto per tutti coloro i quali cercano un profumo che sappia di talco, un talco soprattutto direi per bimbi, quindi un baby powder, però secondo me è perfetto anche per chi ama le fragranze che ricordano le creme, quindi le lozioni per il corpo, un po' familiari a tutti, come ad esempio la Nivea piuttosto che la Leocrema, le lozioni di un brand proprio per bimbi che si chiama Fissan ad esempio. Non riesco a individuare bene quale crema mi ricordi di preciso, però so per certo che questa fragranza fa pensare ha una crema per il corpo che tutti noi conosciamo. Contiene delle note di eliotropio, di violetta bianca, di lilla, di muschio, di calla e poi abbiamo una base anche qui bella morbida con vaniglia e ambra. All'inizio questo profumo, quando lo spruzziamo, ha un sentore sicuramente di pulito, quindi di talco, insieme appunto alle note anche di crema, quindi è più fresco pulito all'inizio, ma con il tempo e nel dry down emerge, più che emergere una vaniglia piuttosto che un'ambra, emerge soprattutto una nota di lilla, secondo me una nota fiorita dolce che la fa da padrona e lo rende secondo me un profumo adorabile. Ha una buonissima persistenza pur essendo un profumo molto delicato, molto discreto, però davvero buonissimo, rimane sui maglioni, comunque addosso, soprattutto gli indumenti per giorni e quindi mi piace molto molto molto, quindi ve lo consiglio. Quindi io ho finito per oggi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima review, al prossimo video, ciao!